Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente si è conclusa la quarta stagione di Stranger Things con il secondo volume che è uscito il 1 luglio ed esattamente come ho fatto per il volume 1 sono qui per parlare del finale di questa serie. Prima di iniziare però come sempre vi invito a seguirmi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok. Vi ricordo che in descrizione come sempre c'è anche il link di Pumpling, il sito di t-shirt e non solo, a tema nerd, dove troverete la t-shirt che state vedendo adesso a schermo, ovviamente a tema Stranger Things, ma ancora per qualche giorno c'è quella Thor Love and Thunder e comunque ce ne sono davvero tantissime. Altre. Se al momento del pagamento inserirete il codice Il Pensiero 4 avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel vostro carrello e queste calze vi costeranno 0 euro, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Se volete visitare Pumpling vi invito ad affrettarvi perché in questo periodo ci sono ovviamente gli sconti estivi che vanno dal 20 al 60%. Per esempio le t-shirt costano tutte 11,90€ a parte qualcuna che costa persino 10€ perché ci sono offerte nelle offerte, c'è ancora qualche felpa a 15,90€ mentre i poster costano 2,90€ e le cover 4,90€. Che il link di Pumpling è in descrizione, se deciderete di supportare il mio canale con il codice Il Pensiero 4 vi ringrazio in anticipo. Ma adesso iniziamo con il video. Nel penultimo episodio scopriamo che il piano di Vecna consiste nel prendere la vita di quattro vittime innocenti con un passato angusto. Questi quattro sfortunati sono segnati dai quattro rintocchi dell'orologio a pendolo che a loro volta segneranno la creazione di quattro portali per il sottosopra, che si apriranno sempre di più fino ad ingoiare completamente Hawkins e tutti gli abitanti. Nel corso della serie, Henry barra 1 barra Vecna ha già accartocciato ben tre persone. Chrissy, che a quanto pare non si è wake upata, Fred, anche lui preso per il remake di 3 metri sopra il cielo, ci ha provato anche con Max, ma Kate Bush è la vera eroina della serie, e infine Patrick, che volendo imitare il personaggio di SpongeBob ha deciso di farsi un bagno prima di accartocciarsi come gli altri. Le vittime prima del volume 2 quindi erano solamente 3, mancava la quarta. Idea, facciamo ritornare Max sotto le grinfie di Vecna così da far rimanere il cattivone in trance durante il fattaccio e di conseguenza attaccarlo fisicamente nel sottosopra. Ci siamo, il piano inizia, Max si blocca, Vecna la fa spaventare un pochino e gli accompagna il tutto con Master of Puppets de Metallica e, Dio se figa quella scena, e in men che non si dica, Max si ritrova la mente molestata non da uno ma ben da due telepati. Infatti anche Undy riesce a contattare la ragazza entrandole in testa. E dopo uno scontro stupendo a colpi di... colpi invisibili, Vecna sovrasta Undy e inizia un altro breve spiegone sulla falsa riga di quello del settimo episodio. Dopo che nel 1973 Undy lo ha spedito con forza in questo nuovo luogo, che noi chiamiamo Upside Down sottosopra, è stato a dir poco maltrattato dai fulmini, che lo hanno reso così. Harry barra 1 barra Vecna, una volta arrivato lì sfigurato, ha sentito la voglia irrefrenabile di trasporre il suo lato umano in qualcosa. Oh, guarda quella nube di particelle, potrebbe fare al caso su ed è il Mind Flayer. Ai ai Harry, proprio pazzo per le vedove nere, è come biasimarlo. Quindi Vecna non ha creato il sottosopra che esisteva già con tutti i mostri, ma lo ha plasmato a suo piacimento, partendo dal Mind Flayer per poi arrivare alla formazione della Hawkins sottosopra. Adesso bisogna solo capire perché lì sotto siano ancora fermi al 1983. Comunque, mentre Vecna racconta ad Undy la storia di come ha conosciuto sua madre... ah no, serie sbagliata... Mentre racconta la sua storia, Nancy, Steve e Robin, che si trovano in casa Krill nel sottosopra, sono ancora intrappolati dai rampicanti con la mente alveare. E quindi Vecna decide così di completare il suo piano, risucchiare e accartocciare la sua ultima vittima, Max, che questa volta non potrà essere salvata da Kate Bush perché Jason, grande Jason, godo che tu sia stato tranciato in due, ha distrutto il Walkman con la canzone all'interno. Vecna inizia, manina su e aspirapolvere attivata. Oh no! Schermo nero. L'allergico Grinch viene spinto indietro grazie ad Undici che dopo aver sentito le parole di Mike si è presa di coraggio. E per la prima volta in questa stagione la storyline in Russia è utile alla trama centrale dei ragazzi. Marre, infatti, abbrustolisce tutti i democani con un lanciafiamme e facendo parte della stessa mente anche i rampicanti e i pipistrelli deformi cadono morti. Ma per Eddie dopo la scena figa non c'è comunque nulla da fare. Ci ricorderemo sempre di te. Naturalmente oltre ai pipistrelli e ai rampicanti anche Vecna ne risente. Ed è già più indebolito. Cosa possiamo fare allora? Attacchiamolo fisicamente con delle molotov. Sì, dai, fatelo diventare Chris Evans. Vai, brucia, brucia, brucia! Morto? No, ma ne riparliamo dopo. Abbiamo già sfortunatamente dovuto salutare Eddie, lo sventurato eroe, che tutto sommato si sapeva sarebbe morto in questa stagione. Ed ora sembra toccare a Max, che ha perso la sensibilità del corpo e la vista. E... morta. La quarta vittima. Il quarto rintocco. I portali si aprono. Addio Jason! E sfortunatamente addio anche ad altre 22 persone assieme a tanti altri feriti e sfollati. 11, che si trova ancora abusivamente accanto a Lucas e Max, si improvvisa Gesù Cristo. E mettendo la mano sul petto dell'amica, sembra resuscitarla. Ed infatti i quattro portali non si espandono ulteriormente, si fermano a quell'enorme croce su Hawkins.
Abbiamo una panoramica di 20 minuti sugli effetti di tutto quello che è successo. Ci sono gli incontri che aspettavamo ormai da 8 puntate ed il resto del gruppo viene a sapere quello che è successo a Max. Undy, che in realtà sapeva già tutto, ha provato a contattarla mentalmente. Ma Max non si trova. Dove sarà finita? Dopo qualche scena emozionante, alcune dichiarazioni velate, burro di arachidi, confessioni importanti, porte lasciate aperte di 10 cm, teste pelate, discussioni molto vaghe e funghi... Non è neve. Poco prima Will, che ormai ha perso le speranze di stare con Mike, gli rivela che Vecna non è ancora morto. La puntata e quindi la serie si conclude con questa inquadratura inquietante sul cielo, e dai portali sta uscendo proprio il sottosopra. E penso che ora si chiamerà Soprasopra, probabilmente. Vecna sta tornando. Ma fra qualche anno. Ecco come finisce la quarta stagione di Stranger Things. Non so come Undy sia riuscita a resuscitare Max, almeno quello che sembra essere successo. Spero davvero non si riveli essere un nuovo potere che ha appena scoperto, perché potrebbe diventare un qualcosa di davvero pericoloso per il futuro di Stranger Things. Basta che un personaggio muore e Undy mette la mano sopra il petto e rinasce. Ho letto anche nei commenti della recensione che molti pensano che le abbia fatto solo un massaggio cardiaco. E potrebbe pure essere, anche se la vedo molto difficile. Però se proprio dovessimo pensare a un potere nuovo, oppure il potere di Vecna, solo che invertito, quindi ridà la vita, mi piacerebbe che fosse un potere che richiede molto da Undy, quindi una parte magari della sua vita che viene trasportata nel cadavere. E quindi non potrebbe usare questo potere all'infinito, potrebbe usarlo davvero pochissime volte, deve avere una scelta e tutte queste robe varie. Fatto sta che Max, almeno fisicamente, sembra essere tornata in vita. Non credo che nella quinta stagione tornerà in azione, perché comunque è rimasta cieca e deve ogni caso riprendersi da tutti e quattro gli arti rotti. Ho detto è fisicamente viva perché appunto quando Undy entra nella sua testa, lei non c'è. Nella quinta stagione, che sarà l'ultima e arriverà fra qualche anno, spero che spieghino alcune cose, tra cui questa di Max, o anche chi ha creato il sottosopra e il perché il sottosopra sia fermo nel 1983, ovvero l'anno in cui Will viene catturato. Per inciso da Vecna, perché in questa stagione scopriamo che è sempre stato lui, qualsiasi cosa. Credo anche che nella prossima stagione ad uscire da questi portali non sarà esattamente Vecna come l'abbiamo conosciuto finora. Credo che sarà ovviamente Vecna, perché non è ancora morto ed è lui il main villain di tutta la serie, l'abbiamo già capito, ma avrà probabilmente le sembianze del Mind Flayer. Anche se comunque Vecna è abbastanza inquietante, per l'ultima stagione secondo me servirebbe un pericolo più ingombrante, visto che abbiamo la città intera che dovrebbe diventare il sottosopra. Pericolo che potrebbe essere appunto il Mind Flayer, ma che abbiamo scoperto essere comunque Vecna. Quindi personalmente non vedo l'ora di vedere la quinta stagione, sicuramente anche voi che siete arrivati a questo punto del video, ma fatemi sapere con un commento qui sotto cosa pensate di questo finale. Potete fare spoiler tranquillamente senza contrassegnare il commento con la dicitura, perché comunque il video è interamente con spoiler, non ho fatto nemmeno l'avviso perché si arriva da soli alla conclusione che se un video si intitola Stranger Things 4 finale spiegato, sarà spoiler. Ragazzi, vi ricordo che qua in descrizione trovate i link degli altri miei social, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione, assieme anche al link di Pumpling, codice il pensiero 4 per supportare il mio canale e avere un paio di calze gratis a scelta. Vi ricordo che ci sono gli sconti estivi che vanno dal 20 al 60%, quindi se volete qualcosa affrettatevi in questo periodo. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao!